Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi, come potete vedere, con me c'è un ospite davvero speciale. C'è la mia cagnolina, lei è una cocker e si chiama Bea. Bea sta con noi ormai da tantissimi anni, da circa 7 anni. E di recente sono stato contattato da un'azienda che produce animali fatti di mattoncini e produce tutti gli animali da compagnia. Bea vuole già scendere, quindi la facciamo andare. È andata, ragazzi, è stata breve ma intensa. Lei è così, non ha pazienza e si scoccia da morire quando la si prende sulle gambe o la si tiene tra le braccia. Vuole essere libera e felice di scodinzolare e di scorrazzare per l'appartamento. Ma ragazzi, detto questo, torniamo al nostro discorso. Questa azienda produce degli animali mattoncini, ma produce delle repliche fedelissime di animali da compagnia soprattutto, e ci sono sul loro catalogo tutti i tipi di cani, qualsiasi razza di cane, di gatto, ma anche altre varianti di altri animali e anche oggetti. Nel mio caso mi è stato proposto di ricevere una versione fatta di mattoncini proprio di un cocker. C'era di diversi colori, io ho preso quello più simile alla mia Bea, così da realizzare una sua versione in miniatura fatta interamente di mattoncini che non sono come i Lego, sono un po' diversi perché hanno degli incastri differenti. Ma adesso apriamo questa confezione perché sono davvero molto molto curioso, visto che l'addetto che mi ha contattato mi ha detto che devo avere davvero tantissima buona volontà per realizzarlo, visto che richiederà circa 10 ore per essere montato completamente. Ragazzi, queste sfide mi piacciono tantissimo e quindi ho deciso di realizzare un video in timelapse dove realizzerò questa riproduzione di un Cocker Spaniel. Ragazzi, l'azienda si chiama Geca. Naturalmente troverete sotto l'info box tutti i link utili per poterli acquistare, per andare a sbirciare se anche il vostro animale è presente nel catalogo. Ma ci sono davvero tantissimi tipi di cani, ma davvero tanti, tutte le taglie e misure, e sono anche super realistici. Intanto ecco qui una prima anteprima di come dovrebbe venire realizzato il mio cocker. Sono davvero super super curioso, mi piacciono un sacco questo genere di prodotti, mi piace un sacco passare le ore a montare delle cose perché mi dà tantissima soddisfazione. Pensate che passo anche le ore a montare i mobili di Ikea, quindi figuratevi. Ecco qui abbiamo una confezione strapiena di mattoncini e di tantissimi piccoli perni. Poi all'interno abbiamo anche le istruzioni per montare il nostro cane. Passo passo tutte le istruzioni in 3D all'interno, tutti i pezzi contenuti, e c'è bisogno anche di un piccolo cacciavite per fissare ogni pezzo con un altro. Quindi per questo vi dicevo che sono differenti dai Lego classici. E poi qui all'interno ecco che abbiamo anche il piccolo cacciavite che adesso vi vado a mostrare. Eccolo qui, davvero piccolissimo, e serve per bloccare tutti i mattoncini. Ragazzi, io non vedo l'ora di cominciare, quindi direi di dare un taglio alle mie solite chiacchiere, di andare ad aprire questo bustone, eccolo qui, di tirare fuori tutti i sacchettini, che sono 3, 4, 5, 6 e 7. Ragazzi, questo fa davvero paura, è pienissimo di piolini, e a questo punto non mi resta che cominciare piano piano a montare il mio modellino in questi giorni. Quindi questo video sarà elaborato in diverse giornate. Oggi ho concluso con l'unboxing, ma domani cominciamo a montare. Rieccomi di nuovo qui, ragazzi. Per voi sono passati pochissimi secondi, per me sono passate circa 3 settimane.
sono stato a Milano, ho fatto davvero tantissime cose, ma ecco qui la mia opera finita accanto a me, ragazzi mi avevano avvisato che sarebbero servite circa 10 ore, io non volevo crederci, pensavo si fossero tenuti un po' larghi, ma effettivamente ho impiegato ben 3 giorni di lavoro, quasi ininterrotti, tranne che per le pause pranzo e per andare al lavoro, però quando ero a casa avevo un po' di tempo, subito mi mettevo alla scrivania per montare il mio cane, il mio Cocker Spaniel inglese. E devo dire che è stato davvero molto molto divertente ed è davvero molto molto semplice montarlo. Le istruzioni sono super chiare, si va come ne leggo ad esempio per livelli, quindi strato dopo strato, e la cosa interessante è che questi pezzi sono tutti ad incastro, ma vanno bloccati con delle minuscole viti che vanno inserite in, diciamo, alloggi appositi, quindi vengono tutti indicati nelle istruzioni dove inserire la vite e dove non inserirla, e poi vanno strette una per una con mezzo giro di cacciavite, e a quel punto sono bloccate e mega salde, ragazzi, non si staccheranno più a meno che voi non andiate lì con il cacciavite e andate a svitare la vite. Però è davvero un'ottima soluzione, anche se questo rallenta tantissimo la costruzione del vostro cane o del vostro gatto, però alla fine la soddisfazione è davvero tantissima. Questo qui aveva davvero tantissimi pezzi, ma ne esiste un'altra versione ancora più grande, che è quasi in dimensioni naturali, e non oso neanche immaginare di quanto tempo possa servire per montarlo. Addirittura ci sono intere librerie costruite con questi mattoncini. Io naturalmente vi lascio il link in info box per andare a visitare il sito di GECA. Devo dire che il prodotto è davvero ottimo, molto solido, questo qui si può tranquillamente mettere esposto e tranquillamente si può anche spolverare e pulire, visto che i pezzi sono tutti saldamente incastrati, quindi si può andare tranquillamente con un pennello e credo si possa anche lavare con dell'acqua, visto che sono super mega saldi e si tratta alla fine di plastica, quindi può tranquillamente, secondo me, essere lavata e tenuta lontano da fonti di calore. Quindi io ve lo straconsiglio, sono davvero molto soddisfatto, credo che questo lo metterò in salotto vicino al televisore, perché fa davvero una gran bella figura, nonostante sia forse considerato un giocattolo, ma devo dire che è un bel oggetto anche d'arredamento. Come vi dicevo, ci sono anche tantissimi gatti, tantissimi altri tipi di cani, ma anche pappagalli, librerie, davvero di tutto costruito con questi mattoncini. Io perderei 5 minuti per andare a dare un'occhiata sul sito, perché è davvero molto molto interessante. Io ringrazio tantissimo GECA per avermi inviato questo prodotto, sono stato super contento di provarlo e devo dire che do un bel 10 su 10 perché sono pienamente soddisfatto e non ho trovato alcun problema nel montaggio. Le istruzioni, come vi ho detto, sono super mega chiare, quindi nessun problema per montarlo a prova di incapace, quindi ragazzi, mega consigliato. Io a questo punto vi ringrazio per la pazienza, per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia piaciuto questo salto temporale di diverse settimane, anche se a voi non è pesato, io avevo un pensiero fisso, dovevo assolutamente finire questo cane e questo video. Ma eccoci qui, giunti alla meta, quindi ragazzi, grazie ancora per aver visto il video fino alla fine, mi raccomando, qualora vi fosse piaciuto lasciate un mi piace, commentate, condividete, non ricordo se GECA mi ha fornito qualche buono sconto da passarvi, nel caso lo trovate sotto in info box, tutto spiegato chiaramente. E a questo punto non mi resta che darvi appuntamento a prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!